parte la campanella, saluto la bidella. Dietro di me la macchina del caffè. A 0:33 questa è la cattedra che fa per me. L'avevo giurato che se avessi insegnato questo gioco l'avrei tramandato. Questo è il gessetto uscito da un cassetto, un gioco perfetto, un esercizio chiuso ed aperto, semplice e trasversale per comunicare, che aiuta a sviluppare il disegno per parlare, le parole da disegnare. Ve l'avevo già detto, questo è il gessetto, frutto di un assemblaggio a tutto raggio, ascolta il messaggio, se la prendi come un gioco l'esercizio dura poco. Iniziamo. La retta si disegna in fretta. Il seguimento non è più un tormento. Con il compasso sono un asso. La perpendicolare la sottracciare. Il quadrato allo stesso lato. L'altezza è una grandezza. La diagonale del rettangolo è il lato del triangolo. Con il poligono inizio dal pentagono. Ruoto il lato, ecco l'alzato. Oh mamma mia, è l'assonometria. L'altezza è una grandezza.
La diagonale del rettangolo è il lato del triangolo. La pittrice non è una pittrice. L'angolo chiuso non è confuso. L'angolo acuto non è stesso. Il cavo convesso non è lo stesso. Con il poligono inizio dal pensare. Dato il lato e dato la circonferenza. Basta avere una pazzia. Eseguo dall'esagono al dodecagono. Le proiezioni sono visioni, come le sezioni. Rotto il lato, ecco l'alzato. Oh mamma mia, ecco la sonometria. Quella più intuitiva è la prospettiva. La geometria in ogni passaggio del linguaggio. Uomo o donna non importa niente, basta essere uno studente. La geometria è una cosa mia, ora che so disegnare nessuno mi può fermare. La retta si disegna in retta, yeah, il segmento non è più un tormento. Con il compasso siamo un asse, la perpendicolare la sa tracciare. Il quadrato è lo stesso lato, yeah, l'altezza è una grandezza. La diagonale del rettangolo è il lato del triangolo. La bisettrice non è una pittrice, l'angolo retto è diretto, l'angolo ottuso non è confuso, l'angolo acuto non è astuto, concavo e convesso non è lo stesso, yeah, 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 yeah. Con il poligono inizio dal pentagono, date il lato e date la circonferenza, basta avere pazienza, eseguo dall'esagono al dodicagono, compreso l'ottagono e il pentagono, le proiezioni sono minori, come le sezioni, guardo il lato, ecco l'alzato. Uomo o donna, non importa niente, basta essere uno studente. Yeah. Gessetto, yeah. Gessetto, yeah. Gessetto, yeah. Yeah, yeah. Gessetto, yeah. Thank you.
bene? Hai capito, cugina? La pittura di questo. Bravi, bravi, bravi. Ho rivoluzionato il mondo con questa nuova lavatrice. Ho il naso bianco. Guarda una casetta. Ingrid, ho il naso bianco. Ho il naso bianco. Prof, mi chiede un parallelo. Prof, guarda, mi vedi questa nota. La retta si disegna in fretta. Il segmento non è più un tormento. Con il compasso solo un asso. La perpendicolare la so tracciare. Il quadrato ha lo stesso lato. La retta si disegna in fretta. Il segmento non è più un tormento. Con il compasso solo un asso. La perpendicolare la so tracciare. Il quadrato ha lo stesso lato. L'altezza è una grandezza. La diagonale del rettangolo è il lato del triangolo. La bisettrice non è una pittrice. Con il poligono inizio dal pentagono. Seguo dall'esagono al dodecagono. Le proiezioni sono visioni. Ruoto il lato, ecco l'alzato, oh mamma mia, e l'assonometria. Quella più intuitiva è la prospettiva. La geometria è una cosa mia, ora che so disegnare nessuno mi può fermare. La retta si disegna in retta, yeah. Il segmento non è più un tormento. Con il compasso sono un asso. La perpendicolare la sa tracciare.
braccello, il quadrato è lo stesso lato, l'altezza è una grandezza, la diagonale del rettangolo è il lato del triangolo, la bisettrice non è una pettrice, l'angolo retto è diretto, l'angolo ottuso non è confuso, l'angolo acuto non è astuto, concavo e convesso non è lo stesso, con il poligono inizia da diventare, date il lato e date la circonferenza, basta avere pazienza, esegue dall'esagono al dodicato, compreso il rettangolo, il dodicato, le proiezioni sono finite, come l'estensione, guarda il lato, ecco l'alzato, oh mamma mia, ecco la simmetria, con la positiva e la prospettiva, la geometria non è passaggio e non riguardo, uomo o donna non importa niente, basta essere uno studente. La geometria è una cosa mia, ora che so disegnare nessuno mi può fermare. Per montare questo video abbiamo usato un iPad dell'Apple, sistema operativo Macintosh, e abbiamo usato un'applicazione che si chiama Launchpad. E in seguito abbiamo usato un computer Microsoft, sistema operativo Windows, e abbiamo usato un'applicazione che si chiama Movie Maker. Poi abbiamo usato uno smartphone Samsung, sistema operativo Android. Si disegna in fretta. Il seguimento non è più un tormento. Con il compasso sono un asso. L'altezza è una grandezza. La diagonale del rettangolo è il lato del triangolo. Con il poligono inizio dal pentagono. Il segmento non è più un tormento, allo stesso lato. La bisettrice non è una pettrice. La retta si disegna in fretta. Il
seguimento non è più un tormento. Con il poligono inizio dal pentagono. Eseguo dal desagono al dodecagono. Le proiezioni sono visioni. La retta si disegna in fretta. Il seguimento non è più un tormento. Con il compasso sono un asso. La perpendicolare la sottracciamo. Il quadrato allo stesso lato. La retta si disegna in fretta. Il quadrato allo stesso lato. La bisettrice non è una bisettrice. Eseguo dall'esagono all'ottagono. Ruoto il lato, ecco lozzato, oh mamma mia, e la sonometria. Yeah. La retta si disegna in fretta. Il seguimento non è più un tormento. Con il compasso sono un asso. Il seguimento non è più un tormento. Con il compasso sono un asso. La perpendicolare la so tracciare. Il quadrato ha lo stesso lato. L'altezza è una grandezza. La diagonale del rettangolo è il lato del triangolo. La bisettrice non è una pittrice. Applauso a Sara, 10. Le proiezioni sono visioni come le sezioni. Thank you.
Lato e collo alzato, oh mamma mia. Gessetto, yeah. Grazie.
stiamo attivando. Le indagini sono in corso. Aspettiamo la parte del gessetto. Creando anche un merchandising, creando magliette, felpe, cappellini da vendere nella nostra scuola ma anche in tutto il mondo, perché noi Gessetto l'abbiamo tradotto in molte lingue. Sogno è anche un franchising, cioè aprire dei negozi con il nome di Gessetto in Italia e in tutto il mondo, in cui oltre che a vendere magliette e felpe si può vendere anche matite, penne, squadre, compass, nuove scrivanie per i tablet smart. Stiamo trasformando Gessetto in un gioco, cioè un'applicazione per smartphone, computer e tablet. Compariranno gli strumenti da cliccare, la retta, il compasso, il sommelito, l'assonometria, la prospettiva. Stiamo organizzando il tour del Gessetto, dove andremo nei comuni della Lombardia, poi in Italia e poi all'estero. Classi prime e abbiamo deciso di completarlo per renderlo accessibile a tutti e per questo l'abbiamo tradotto in varie lingue, la lingua dei segni e in pakistano. La funzione del setto in inglese fa così. The geometry is a line with a drawing in a dash. The segment is not a corner. Tradotto in francese, gessetto. La geometria è quel show che monte. Maintenant, je peux disegner personne ne peut me arrêter. La linea è tracée à la hâte. Le segment est plat en surprise. Avec la boussole. Tutto il gessetto in spagnolo che fa così. È come mentre sono a corsa mia, ora che se devo tornare in quei. E quella per te. Geometria è stile pur mio. A composizionare il mio 4 P, linea dreptă e scăzare in grasă. Pătratul are aceeași parte. În câte un minea de mă ajută asta la viță. Linii risuie bistra. O treso che ne muci. Un'altra canzone gestata in portoghese fa A geometria è algo che è mio, agora che posso disegnare li puoi imparare. A linea retta è disegnata con pressa, o segmento non è un tormento. Com a bússola sono un craque, a perpendicolare consigo disegnarla. O quadrado tem o mesmo lado, a altura é uma grandeza. A diagonal do retângulo é o lado do triângulo. A bisetriz não é o pintor. O ângulo reto é dirigido. O ângulo obtuso não é confuso. O ângulo agudo não é inteligente, o ângulo obtuso não é doido. Côncavas ou convexas não é a mesma coisa. Começando com o polígono, pelo pentágono, eu exerço do hexágono para dodecágono. Dado o lado sobre a circunferência, me basta ser paciente. A geometria em cada passo é uma linguagem. Homem ou mulher não importa nada, apenas ser estudante. Monto o lado a que ele levantou, ai meu Deus, a sonometria. As projeções são visões como aquela intuitiva perspectiva. A canção de Gessetto é Fafuzli. Se tá do se ti kuch nahi hai ab main mujhe koi nahi hai roko sita sakta hai apni taraf mutawajja kar sakte hain tab bada rasta alai jag nahi hai kya karta hai ka ab koi azab nahi hai kama kampas ke sath ek akaka hai lambot tarki jante hain marba hai taraf hai unchai ek miqdar hai
Mustatil che... Mi ricordo proprio il primo giorno che ho usato il professor Bulozza. Qua dobbiamo essere smart, bisogna cambiare il modo di insegnamento. I libri servono, ma dobbiamo ragionare con la nostra testa, collegarci con una materia con l'altra, inglese, informatica, tecnologia. E questo poi mi è rimasto impresso. Questo progetto Samsung Smart Coding della Samsung. Noi abbiamo fatto vedere un primo filmato, l'abbiamo fatto, ma un filmato di 30 secondi, che è proprio una cellula di quello che poteva essere il G7. E poi è nata questa collaborazione con la Samsung. Siamo riusciti a fare, secondo me, miracolosamente, il progetto. Non esistono certificazioni, non esistono BES, DVA, sono tutti inclusi in questo grande progetto. Noi siamo una grande famiglia. Il progetto è stato bellissimo, i ragazzi che hanno difficoltà, che io seguo, sono stati entusiasti, hanno avuto la possibilità di sperimentare una didattica diversa dalla solita, imparando a fare delle cose che diversamente avrebbero avuto difficoltà a fare. Il progetto ha permesso di includere tutti i ragazzi, non dando differenze tra disabilità, BES o DSA. Tutti i ragazzi hanno potuto fare geometria, fare tecnologia in un modo diverso, divertente e accessibile per tutti quanti. La disabilità non si è vista e sono stati ragazzi divertenti, felici e hanno imparato qualcosa di nuovo in un modo alternativo. L'iniziativa ha dato lustro alla scuola. Le prime classi prime media, il professor Bulotta e il pensiero computazionale sono arrivati alle finali nazionali e queste settimane l'hanno affermato anche i quotidiani, li vedono finalisti e stiamo a vedere quello che succederà. Si sono divertiti, hanno giocato e sono diventati velocissimi e bravissimi nel disegnare le figure. Funzionalissimo, abbiamo superato qualsiasi tipo di disgrafia, dislessia e abbiamo favorito sicuramente l'inclusività di tutti. Disabilità di qualsiasi tipo. Esperienza preziosa per i ragazzi, per tutti noi, per avere una situazione nuova e importante. È una pedagogia attiva dove tutti gli alunni, una metodologia impegnata sullo sviluppo e l'aspetto cognitivo attiva, consona alla crescita e allo sviluppo dell'allievo, in questo caso dell'alunno che rientra nel BES, eccetera. Ma tutti gli alunni partecipano in modo attivo. E non ci sono differenziazioni tra... Una cosa importante in agenda, anche gli alunni di origine extraeuropea o europea che sono inseriti nella scuola, nell'istituto ICIFA, hanno portato un loro apporto a seconda della propria lingua, cioè intendo dire che hanno tradotto nella propria lingua di origine i concetti e la metodologia apportata dal professor Bulotta. E infatti noi vediamo è stato tradotto nella propria lingua di madre, un ragazzino ucraino, un ragazzino pakistano, un ragazzino rumeno, inglese, portato francese, in più l'italiano perché sono in Italia, che e così via. Dal mio punto di vista è stato un progetto molto interessante perché ho visto i ragazzi molto coinvolti e che se aiutavano a vicenda, quindi un'esperienza. Allora quest'anno è stata un'esperienza ancora più bella degli altri anni perché hanno fatto una cosa nuova col prof e si sono impegnati tantissimo. I ragazzi quest'anno hanno fatto un lavoro bellissimo dal professor Gomma. Dopo 20 anni a gestate, mai vista una situazione del genere, number one. Preparare come un buon pescatore degli ami, ma non solo gli ami, ecco, ci tengo a precisare, ma anche l'esca della vita del ragazzo. Quindi è normale che io devo chiedere come stai, che sport fai, se sei fidanzato, se hai la fidanzatina o altre storie, cioè innescare di tutto, se la musica, il ballo, la ginnastica, il karate, le arti marziali, ma la lingua, da dove vieni, cosa fai, dove vai, questo è integrarsi.
Cioè, pensare che gli obiettivi minimi che tu fissi, in realtà, in questa maniera riesci a superarli e andare oltre. Quindi l'obiettivo minimo non è altro che un aggiornare se stessi, rincorsi, vedere l'integrazione, l'inclusività, rafforzare anche l'autostima, giungere a una conclusione che non è mai la stessa, è sempre bello andare avanti, provare, misurarsi, essere parte integrante di un gruppo classe che vive sulla sincerità, sulla voglia di misurarsi, di capire che i propri limiti in realtà non esistono. Come un buon pescatore esiste. Come un buon pescatore occorre preparare gli agli e soprattutto le esche e capire quando è giusto buttarle, in che momento e come. Conoscendo i ragazzi, mica strada è stare lì ad ascoltare. Beh, la mia fortuna è un'altra cosa da sottolineare, è sicuramente il team. Sono stato affiancato da ragazzi veramente in gamba, con cui è stato facile così pensare, immaginare un percorso che si evolveva così velocemente, e quindi era necessario andare dietro tutte queste nuove evoluzioni. Perché noi abbiamo affrontato tutte le certificazioni, erano presenti tutti, DVA, DSA, IBES, tutto, disgrafia. La disgrafia è stata affrontata con i sorrisi e non più con le paure del compasso, perché c'era dietro un percorso, insomma, di autostima che portava a compiere delle azioni ben precise e quindi dettate da dei tempi. Il calcio, c'è il colore della maglia, c'è il calciatore, capire come giudicare un alunno, giustamente, no? Le lingue sono importantissime. Possono essere anche importanti i videogiochi, cioè anche il videogioco in un contesto di analisi del ragazzo può funzionare, ecco, questo è anche un discorso secondo me molto valido. Poi nell'era della tecnologia, la tecnologia è così grande che può agganciare con tante cose, ma non ho trascurato sicuramente la manualità. Ecco, non ho percorso che logicamente ha avuto una condizione forse diversa, ma con degli step ben chiari, quindi uno step by step, costruendo così un percorso talmente graduale, ma talmente divertente, da essere importante e quindi essere in grado di autocorreggersi. Quindi il laboratorio dentro la classe, ma la classe dentro il caso del gestore, ad esempio, i tempi molto più illuminate, prime, che avrebbero favorito sicuramente l'apprendimento. Non a caso, nel caso di Gessetto, i tempi sono stati più lunghi, perché all'interno della canzone, le varie strofe cantate, magari non si è riuscito ad agganciare subito, ma ripassa il nastro, la canzone, e così i ragazzi sono riusciti a portare avanti i loro esercizi.